Buonasera da Francesco Infranca, benvenuti ad un'altra puntata di Calci d'Estate, buonasera dalla redazione della testata giornalistica sportiva di persempre Napoli.it. Il Napoli è a punteggio pieno, 2 giornate, 6 punti, chiaramente siamo ancora work in progress, il Napoli di Ancelotti deve ancora dimostrare tutto quello che sono le sue potenzialità, il lavoro fatto dal nuovo tecnico, però come dire, chi ben comincia è già a metà dell'opera e sfatando i luoghi comuni potremmo dire che vincere aiuta a vincere. Parleremo di questo e di altro con gli ospiti della serata che sono il nostro direttore, il direttore della testata per sempre Napoli.it, Liberato Ferrara. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Alla sinistra di Liberato, il collega e redattore di Per Sempre Napoli e nonché esperto e conduttore della trasmissione su questa rete di calcio internazionale, il giornalista Walter Vidal. Stavo dicendo Enzo, perdonatemi, stavo dicendo Enzo Famiglietti perché ho avuto un lapsus, perdonatemi, mi è venuto, salutiamo il collega Enzo che è influenzato e che il motivo per il quale oggi non è dei nostri. Ti vedo un po' imbolsito, Francesco. mi sono un attimo distratto, di la verità. Allora, io inizierei subito subito 30 secondi veloce, un minuto veloce, la domanda per entrambi è la stessa. 2 partite, 6 punti, siamo alla vigilia della trasferta di Genova, poi ci sarà la sosta. Secondo voi quanto Napoli c'è ancora da vedere, ovvero quanti miglioramenti sono ancora da vedere, da cristallizzare, da formalizzare in questa squadra, ho già i 6 punti e la testa della classifica in coabitazione con la Juve e con la SPAL sono un punto di partenza importante. Vai Walter. Vado io? Vai. Beh Francesco, le classifiche fino a febbraio lasciano il tempo che trovano. Certamente era fondamentale partire bene, visto il clima che si era creato in città, il clima di bufera tra tifosi, società, le amichevoli estive avevano lasciato dei punti interrogativi su questa squadra. Fortunatamente sono arrivate 2 vittorie importanti, perché poi sono 2 scontri diretti con squadre che daranno filo da torcere al Napoli, all'Inter, alla Juventus e alla Roma per le posizioni che contano. Certo è che ci sono delle cose ovviamente da aggiustare, il Napoli soffre la palla scoperta e il lancio lungo della difesa avversaria, i 2 gol presi con il Milan sono 2 fotocopie, se ci andiamo a mettere anche quello con la Lazio, anche quello una palla lunga, e allora vedi che l'atteggiamento difensivo della squadra è ancora da registrare. Ovviamente bene il carattere, perché se fai 2 rimonte del genere, soprattutto l'ultima, vuol dire che questa squadra ha degli attributi. Ovviamente non dobbiamo dimenticare che già nella scorsa stagione il Napoli effettuò 9 rimonte, quindi è una squadra che questo ce l'ha. Liberato. Allora, quando è uscito il calendario tutti noi dicemmo che dopo 2 giornate probabilmente il Napoli sarebbe già stato in ritardo di classifica. L'Inter. E non ci sarebbe stato nulla da dire, perché poi si trattava di 2 partite terribili. Quindi già il fatto che si è vinto queste 2 partite, al di là del gioco, che secondo me non è stato particolarmente convincente, è un fatto importante. Tu hai domandato quanto c'è ancora il Napoli da migliorare. Secondo me il Napoli c'ha da migliorare tutto. Per il momento è un ibrido tra quello che era il Napoli di Sarri e quello che è l'intenzione di Ancelotti. Io non credo che Ancelotti stravolgerà il gioco, perché chiaramente non avrebbe senso farlo, però dovrà dare un'impronta sua, un qualcosa che per il momento non si vede. Il Napoli fa fatica, come ha detto Walter, in determinate situazioni di gioco, soprattutto in difesa. In attacco vive soprattutto degli spunti brillanti di alcuni giocatori. Deve ancora trovare, secondo me, un equilibrio in mezzo al campo, perché la posizione di Hamsik non mi trova molto d'accordo. Non credo che passerà al 4-2-3-1, come qualcuno dice dopo la prestazione dell'ultima mezz'ora di sabato scorso, perché praticamente anche Sarri spesso nel finale di partita lo faceva, almeno quando aveva Milik. Poi, mi hai anticipato la domanda. Quando non aveva Milik non lo faceva. Il Napoli non ha l'organico per fare questo tipo di gioco, perché poi di centrocampisti adatti al 4-2-3-1 ce n'è solo 2, che sono Allan e Diawara, che Zielinski e Fabian Ruiz potrebbero giocare in questo sistema di gioco più nei 3 dietro alla prima punta. Alla Perrotta, all'uomo.
davanti, sì. Dietro, dietro la Zielinski l'ha fatto spesso anche l'anno scorso. Fabian Ruiz secondo me potrebbe farlo anche abbastanza bene. Questo è un Napoli per l'organico che tiene, disegnato per il 4-3-3. Poi chiaramente va fatta una contaminazione tra quello che era il gioco di Sarri e quello che sarà il gioco di Ancelotti, quindi avremo un Napoli che sarà un ibrido rispetto al passato. Può darsi che vedremo il 4-3-2-1, che è una piccola variante rispetto al 4-3-3, che è più nelle corde di Sarri. Vedremo meno possesso palla e più verticalizzazioni. Per il momento non abbiamo visto niente, per il momento abbiamo visto il carattere della squadra e la flemma di Ancelotti. La cosa sì. che mi è rimasta impresso, dopo il primo gol del Napoli, Napoli era sotto 2-1, Ancelotti, che rivolto non alla squadra, ma probabilmente a se stesso, faceva il segno calma, calma, lui riesce a trasmettere questa calma ad una squadra che in passato spesso questa tranquillità non l'ha avuto, e questo è un grande valore aggiunto. Poi non lo so se riuscirà a fare quello che ha fatto Sarri per questa squadra, perché Sarri veramente ha fatto un lavoro straordinario, però i 91 punti non li avrebbe rifatti neanche il vecchio tecnico del Napoli, quindi c'è da essere relativamente ottimisti. Dico relativamente ottimisti perché mentre l'anno scorso si partì per vincere lo scudetto, quest'anno l'obiettivo non può essere altro che arrivare tra le prime quattro squadre, e già sarà una bella impresa secondo me. Però avete parlato entrambi di, avete fatto riferimento alla stagione scorsa, dunque al Napoli sarriano. Io sono dell'idea, vorrei chiedere il vostro conforto, sono dell'idea invece che la mano dell'allenatore si è vista, non tanto nella capacità di cambiare il sistema di gioco attraverso i cambi, ma nella capacità di adattare gli uomini che aveva in campo, disegnando un Napoli diverso e anche rischiando, perché giocare con, a un certo punto, mettere Insigne e Caglione esterni, fare gli esterni classici a centrocampo, levare il metodista, abbassare Allan e Zielinski, affidare la costruzione della squadra a un giocatore che fondamentalmente è più uno che va a strappi e un altro invece che è portato ad attaccare gli spazi, le due punte, c'è già un'impronta di la necessità, l'esigenza, di la voglia di ridisegnare anche con gli stessi uomini della scorsa stagione un Napoli diverso. Tu che dici? Dico io o dici tu? Vai, vai. Ma guarda Francesco, Ancelotti è stato fortunato perché ha trovato una squadra con un impianto già consolidato. Questo è un gruppo che va avanti da 4-5 anni. Se noi andiamo a vedere la vita media di questi calciatori nel Napoli, è un gruppo che si conosce bene. Solo un folle può pensare di stravolgere una cosa che funziona. Ovviamente abbiamo di fronte due filosofie e due allenatori diametralmente opposti, perché Sarri è un grandissimo insegnante di calcio, Ancelotti è un grandissimo gestore. Chi come Ancelotti ha vinto tanti titoli lo ha fatto con delle squadre incredibili, sapendo gestire 11 prime donne. Sarri ha fatto risultati straordinari, irripetibili a mio modestissimo giudizio, con dei bravi ragazzi. Ora, ovviamente, questi bravi ragazzi al contatto con un allenatore come Ancelotti, che io reputo forse il secondo dopo Pep Guardiola più grandi che ci sono in Europa, ovviamente hanno una voglia di dimostrare, una voglia di farsi vedere. Però io, guarda, ci sono state tante critiche nello scorso anno e non solo nei confronti di Sarri, però in queste prime due giornate ho visto gli 11 che schierava Sarri, non c'è nessuna novità. I cambi sono gli stessi, addirittura ieri Ancelotti, e questo lo dobbiamo dire, dopo l'infortunio di Mario Rui, ha preferito mettere in campo Luperto fuori ruolo, perché Luperto è un ottimo centrale difensivo, piuttosto che spostare Yusai a sinistra e far giocare il ragazzo con i capelli ossigenati. Il che vuol dire che questo signore, preso dai bassi fondi della classifica della Ligue 1, non è pronto e o non è esattamente quello che cercava il tecnico. Allora, Rimarà, tu vedi la mano dell'allenatore, vedi un quid dato in più dalla Francesco, possibilità di muovere le pedine, o sei d'accordo con Walter, allora, che c'è comunque un continuum tra la vecchia gestione tecnico-tattica e quella attuale? Il continuum c'è, perché lo ha detto Sarri, come l'ha detto Ancelotti, come Sarri ha detto che, parlando prima della partita del Chelsea con Newcastle, ha detto: ringrazio Benitez perché ho trovato una squadra pronta.
Noi spesso diciamo che Sarri è un integralista, però non dimentichiamo un aspetto. Quando Sarri venne a Napoli, venne con l'idea di giocare col trequartista, poi vide i giocatori a disposizione e capì che doveva giocare in un altro sistema di gioco. Poiché i giocatori sono quasi gli stessi, probabilmente il 4-3-3 è il sistema di gioco che meglio si attaglia a questa squadra, a questo gruppo, e non credo che Ancelotti andrà molto lontano da questo. Poi ci avrà meno possesso palla, più verticalizzazioni, però l'impianto sarà quello. Secondo me da questo punto di vista non è che si può derogare molto. Poi puoi far giocare qualcuno più tra le linee, qualcuno più avanti. Alla fine quello che mi è piaciuto, che ho visto in alcuni tratti il Napoli fare pressione come lo faceva con Sarri, che era la caratteristica migliore. Quello che manca a questa squadra erano certi automatismi difensivi, e la cosa è anche strana che poi la difesa è sostanzialmente la stessa, però lì poi manca Giorginio, manca Giorginio, che era quello fondamentale per guidare il pressing. Ci volevo arrivare, per guidare il pressing. Quindi qua bisognerà cambiare qualcosa, e lo dico con la morte nel cuore, uno dei primi cambi da fare sarà quello di sostituire Amsic. Allora, mi state anticipando, volevo chiedere a entrambi, secondo voi, alla luce di quello che avete detto finora, è comunque un Napoli che, pur essendo work in progress, ha già dato un'impronta al proprio gioco e dunque un'impronta a questo campionato. Ma secondo voi cos'è che non va, o che non va ancora come dovrebbe andare in questa squadra? Ti posso rubare un minuto e mezzo? Io già l'ho fatto nella diretta di giovedì. Mi sono arrivate critiche a non finire, soprattutto dopo la seconda vittoria consecutiva, perché io su persempre Napoli.it ho fatto il pagellone del mercato, e al mercato del Napoli ho dato un 3. Apriti cielo. Me ne hanno dette di tutti i colori, tu sai che sui social ci sono gli haters, queste persone che odiano a prescindere. Ho cercato di spiegarlo in tutte le lingue del mondo, ma proprio non riescono a capirlo. A questo punto approfitto dello spazio televisivo, lo ripeto in italiano, sperando che queste persone capiscano. Il 3 che ho dato al mercato del Napoli è un 3 dovuto alla gestione in toto del mercato. Non sono un folle, non posso bocciare l'arrivo di Ancelotti, né tantomeno l'arrivo di Meret, Verdi e Fabian Ruiz, che sono giocatori che a me piacciono tantissimo, soprattutto Fabian, che ancora non abbiamo avuto l'opportunità e il modo di vedere, ma capirete nel tempo che tipo di giocatore è. Dopodiché il Napoli si è fermato lì. Ci sono dei ruoli che sono assolutamente scoperti. Al Napoli manca un play di ruolo, perché Amsic in quel ruolo può adattarsi. Diawara è un play, ma con caratteristiche assolutamente diverse da quelle che ha avuto a disposizione Ancelotti negli anni. Ancelotti ha giocato in quella posizione con Xabi Alonso, Pirlo, Lampard e o Ballack. Modric, capirete che Diawara le qualità tecniche di questi giocatori non ce l'ha, poverino, non ce l'ha nemmeno, cioè, non ce l'hanno nemmeno gli altri. Ma pensare che il Napoli potesse fallire se fosse andato a prendere un Torreira o un Paredes, giocatori di quel ruolo, è un tantino assurdo. Al Napoli manca un sostituto fisico di Allan, che è l'unico incontrista in rosa e non può fare 70 partite a quei livelli. Il Napoli sarà costretto, in assenza di Allan, a cambiare tipologia di gioco, perché Rog non è Allan. Stessa cosa, il Napoli ha commesso l'errore gravissimo, secondo me, di cedere Inglese, alternativa fisica a Milik, perché Mertens è l'alternativa tattica a Milik, non può essere quella fisica. O meglio, se decidi di cedere Inglese, devi necessariamente prendere un'altra prima punta, perché lo scorso anno hai rischiato, ti è andata male Milik, sei infortunato, ripeti lo stesso errore l'anno seguente. Ecco perché il 3 al mercato. Chiudo la parentesi. Libera, perdonami, sei concordi con quello che dice Walter, cioè bocciato fondamentalmente o comunque rimandato il nuovo ruolo di Amsic basso davanti alla difesa, allora, come costruttore, e bocciato anche quello che è uno dei capisaldi del nuovo Napoli ancelottiano, cioè la voglia quasi imposta dalla società di consentire che Rog abbia uno spazio, un suo spazio di crescita costante come surrogato di Allan? Allora, sul mercato non avrei dato 3 al Napoli, poi la pagella l'ha fatta Walter, quindi va bene. Ma non avrei grazie per il supporto. Ma non avrei dato più di 4,5-5. Ah, ok, quindi ci siamo. Perché ci praticamente siamo. 3 mi sembra un po' eccessivo, però la sostanza è quella che ha detto Walter.
Cioè qua più che pensare alla squadra si è pensato alla valorizzazione dei giocatori che c'erano in organico, perché sembra che lo scopo non sia quello di ottenere un risultato sportivo nell'immediato, ma di fare delle plusvalenze, il che può essere un obiettivo della società, però se noi analizziamo il mercato in un'ottica che è quella del risultato non possiamo essere soddisfatti. Dopodiché Ancelotti va benissimo, però io non credo che Sarri fosse un masochista. Sarri, quando aveva a disposizione giocatori più o meno di pari valore, li alternava. Nel primo periodo che ha avuto Mertens e Insigne, si alternavano tutti e due nel ruolo di ala sinistra. Poi quando si è fatto male Milik e Mertens ha dovuto giocare centravanti, mancava del tutto l'alternativa. Non è che poi se tu hai un allenatore che ama fare turnover o un ass improvvisamente diventa giocatore. Quanti minuti ha fatto nelle prime due partite? Ma quanti minuti hanno fatto tanti di loro? No, giusto così. Ma neanche un minuto. Ah, ok. Credo che sicuramente gli acquisti di Verdi e Fabian Ruiz siano importanti. Io non avrei perso tutti e tre i portieri, perché mi è sembrata una follia. Perché se tu c'hai, ad esempio, sei voluto andare via per giocare, ma se tu c'hai Rafael, che è uno che fondamentalmente non ti crea problemi, e tranne quando ha giocato titolare, infortunato sostanzialmente, poi ti ha sempre garantito un certo rendimento, tu sei Rafael tranquillamente puoi rinnovargli il contratto, che poi sei andato a prendere Karnezis, che gli dai un ingaggio che è simile a quello che aveva Rafael, e non credo che sia molto più allora, forte di Rafael. Mettiamo insieme gli ingaggi di Karnezis e Ospina, perché non rinnovare il contratto a Reina? Che sarebbe stata la chioccia ideale per Meretti. Credo che là il problema è sopraggiunto il problema, perché loro avevano fatto l'accoppiata Karnezis Meret e poi chiaramente Meret si è rotto dopo Meret un quarto non è che d'ora, è morto, Meret salta tre partite, se è andato a prendere un portiere come Ospina vuol dire che hai il bocciato, non è Meret, il bocciato è Karnezis. Però è anche vero che sul piano è indubbio che la società da sempre sposa la condizione economico-finanziaria di un determinato ingaggio con la necessità Francesco, allora ti posso, perché tu comunque ti posso rispondere in altro modo l'anno dopo. Va benissimo tutti questi discorsi, allora adesso te ne dico un'altra. Avevi preso Lainer, giocatore fortissimo che a me piace tanto, del Salisburgo. Lo hai fatto saltare per 200.000 euro di commissione che non hai voluto dare agli agenti. Benissimo, ti sei tuffato su Arias, altro giocatore molto interessante che poteva giocare su ambedue i lati. Poi hai detto no, io non lo posso prendere perché devo prendere Ochoa, come si chiamava il portiere messicano, perché la slot di extracomunitario mi deve rimanere libera. Non hai preso nessuno dei due. Hai fatto fare le visite mediche a Sabalì, che poteva giocare in tutti e due i ruoli, sapevi però che era infortunato, salta Sabalì, sei andato su Darmian, il Manchester non te lo dà in prestito, vai a prendere Malquit. Lo hai pagato 13 milioni di euro, ora io ieri ho visto Watford Crystal Palace. Nel Watford gioca Jan Matt, che è una vecchia conoscenza del Napoli, è stato vicinissimo al Napoli. È un giocatore non trascendentale, ma che a mio avviso sarebbe stato utilissimo, molto più utile di Malquit. È un giocatore che ha esperienza internazionale, è di proprietà di una squadra dei Pozzo. Con i Pozzo hai dei rapporti incredibili, non ci sarebbe stato il problema di prenderlo. Stesso discorso per Widmer, che è un giocatore che probabilmente sarebbe stato più adatto ad Ancelotti che a Sarri, è andato al Basilea. Lo si poteva prendere, era un giocatore che tu lo prendevi e poteva giocare perché conosce bene il campionato italiano. No, se è voluto andare a spendere 13 milioni di euro per Malquit, 28 anni, che ha fatto una carriera nei bassi fondi della classifica francese e che Ancelotti ha detto candidamente è uno che deve imparare a difendere, è uno che in 5 minuti con il Wolfsburg in un amichevole ha sbagliato due diagonali che oggi insegnano ai ragazzini nei pulcini. Cioè ragazzi, è assurdo. Se poi vogliamo andare a fare diciamo gli ingaggi, tutto quello che volete, ma tu hai speso 13 milioni di vogliamo euro. Vogliamo dire qualcosa di buono di questa squadra? Vogliamo rimanere su quelle che sono le positività? Il Napoli è fortissimo, no, volevo, ha un impianto di squadra forte. Abbiamo parlato del metodista, della difesa, penso che in queste due partite ha avuto delle lacune, ma Albiol che
ha praticamente mortificato Higuaín, che per inciso secondo me ha fatto una partita tatticamente impeccabile col Napoli, ha fatto reparto da solo, credo che abbiano riscattato quella mezza amnesia contro Immobile la prima giornata. Io vorrei soffermare con voi l'attenzione sul diverso atteggiamento avuto nella parte iniziale della partita con la Lazio e nella parte iniziale della partita del Milan, della squadra in generale, ma in particolar modo del reparto avanzato. Però Francesco, vedi, c'è stata una grande differenza tra il primo tempo con la Lazio e il primo tempo col Milan. Il primo tempo con la Lazio il Napoli per mezz'ora non ha visto palla. Esatto. Col Milan il Napoli ha fatto la partita, non ha costruito. È un caso che il Napoli è andato in svantaggio. Esattamente, cioè il Milan la prima volta che ha superato il centrocampo ha fatto gol, un gol abbastanza molto bello ma abbastanza casuale. Il raddoppio del Milan è stato alla seconda azione, ok? Con la Lazio il Napoli letteralmente per 25 minuti non ha visto palla. Dopodiché, come spesso capita alla Lazio, la Lazio non ce la fa più, perché poi Inzaghi, c'ha, evidentemente non so se lo fa con tutte le squadre o lo fa solo col Napoli, li lancia allo sbaraglio per la prima mezz'ora, fa bella figura e poi dopo esplodono. Col Milan il Napoli non ha mai sofferto, ha subito due gol, azioni simili, però il Napoli non ha mai sofferto. Napoli aveva sofferto molto a Roma con la Lazio. Però io una considerazione di carattere tattico la volevo fare. Nella prima partita la Lazio comunque è una squadra che come il Milan parte dal basso, fa il giro palla sfruttando anche il proprio portiere. Con la Lazio, specialmente Insigne e Caglion, non hanno esacerbato la pressione alta. Non siamo andati a prendere i loro costruttori di gioco molto alti. Invece ho visto che col Milan la pressione è stata quasi immediata, anche più hanno messo in difficoltà Calabria, che comunque è un discreto terzino, hanno messo in difficoltà spesso Donnarumma, c'è un abisso. C'è stato secondo me un'interpretazione diversa, no, tanto di Insigne che di Caglion, allora, nella pressione di tutto il reparto avanzato. Il Napoli è sceso in campo a Roma contro la Lazio con la pressione addosso di un precampionato molto deludente, con la preoccupazione del nuovo che non conosceva. Contro il Milan ha giocato la stessa squadra, però dopo che aveva vinto a Roma con la Lazio, l'autostima nel calcio quanto è fondamentale. È importante la testa. Anche una sola partita vinta, una partita difficile come quella di Roma con la Lazio, almeno sulla carta. La Lazio quest'anno secondo me non farà il campionato dell'anno scorso, però è una partita difficile. Il Napoli contro il Milan aveva già molto meno da dimostrare. L'approccio, se tu pensi anche alla considerazione dei tifosi, prima della partita con la Lazio si era tutti molto preoccupati, prima della partita col Milan era cambiato molto e questo secondo me in quota parte c'è stato anche per i giocatori, hanno giocato più tranquilli, hanno fatto cose che l'anno scorso facevano quasi in automatico, cosa che a Roma con la Lazio all'inizio non l'hanno fatta. Poi ti ripeto, a Roma è stato un inizio disastroso, poi si è ripreso bene, col Milan e Napoli non ha fatto un primo tempo straordinario come ha detto stesso Ancelotti, però era stato sufficiente. Le occasioni da rete poche nel primo tempo aveva avuto il Napoli. Poi vogliamo dire pure che il Napoli ha avuto un vantaggio perché Gattuso ha avuto un po', come dire, era convinto di aver portato la partita a casa, ma io sul 2-1 sul gol di Zielinski, io Gattuso tolgo Biglia che stava soffrendo maledettamente la pressione, abbasso Borini e mi chiudo in difesa. Però è vero anche una cosa. È stato presuntuoso Gattuso. Non so se siete l'avete letta come l'ho vista io. Nel momento in cui lui ha sostituito un centrocampista, tra virgolette, di qualità, comunque di regia come Biglia, e ha messo due cani da guardia come Kessi e Bakayoko davanti alla difesa. Lo ha fatto a partita già persa. Sì, però un po' io volevo fare una considerazione di carattere generale. Io credo che il giropalla del Milan è estremamente poco efficace partendo dalla propria tre quarti, perché spesso e volentieri il Napoli con la pressione li ha obbligati a scaraventare lontano il pallone, che poi Higuaín ha preso sti palloni dalla spazzatura e li ha fatti diventare giocabili è un altro paio di maniche. Lo stesso fatto di avere due cani da guardia davanti alla difesa, due grossi muscolari che credo, è una mia opinione di carattere personale, stiano bene fuori da Armani a fare gli indossatori, perché credo che il calcio sia un'altra cosa a questi livelli. Quello che voglio dire io, e mi interrogo voi su questa cosa, non c'è una esasperazione
di questa necessità per forza di cose di un calcio propositivo e costruttivo, quando invece poi non hai i giocatori per farlo. Per inciso, Donnarumma con i piedi non vale Reina, il gioco che hanno fatto a Napoli probabilmente con Reina al posto di Donnarumma ci avrebbe creato delle difficoltà. Come dicevi tu, i due pivote alti e grossi li metti quando sei 2-0, blindi il centrocampo, ti metti sotto la linea della palla, gli spazi il Napoli ha difficoltà a trovarli e magari anche preso il 2-1 blindi la retroguardia, diventi più compatto. La domanda è, mi sono dilungato, è uno dei miei vizi, perdonatemi. La domanda è, non solo il Milan, ma più in generale, c'è la voglia di spettacolarizzare, di fare il fenomeno in panchina, quando invece poi il materiale che è a disposizione è magari da palla lunga e pedalare o da palla in tribuna? Posso farti una battuta? Sarri ha creato un mostro, perché adesso tutti vorrebbero imitare ciò che ha fatto Sarri con il Napoli. Ed è difficile, perché o sei capace nel farlo, oppure, come dici tu, o pallone nata così. Liberato, il Milan, Gattuso, è solo grinta, cattiveria, feroce determinazione? Allora, o noi dobbiamo, può fare l'allenatore? Dobbiamo... Per inciso, c'è Conte alle soglie della panchina dell'Inter e o del Milan? O del Milan? Sono divertito a vedere stamattina su YouTube Tele Lombardia, credo, il dopo partita di Napoli-Milan e il dopo partita di Inter-Torino. Devo dire, hanno detto le stesse cose, allenatore da cambiare, ci sta Conte, cioè erano giornalisti diversi, squadre diverse, hanno detto tutti e due la stessa Conte cosa. Conte è lo sfavoraggio di tutti gli allenatori d'Europa in questo momento. Devo dire che poi Conte, quando è entrata a stagione in corso, ha sempre fatto male. Ha sempre fatto male. Sì. Quindi, è stato esonerato Arezzo, che aveva esonerato Sarri a Bergamo venne esonerato dopo la sconfitta in casa col Napoli con un Eurogol di Quagliarella. Quindi Conte, che è un grandissimo allenatore, però ha bisogno di lavorare in una certa maniera. Non lo so fino a che punto a Conte convenga in questo momento intervenire a stagione in corso. Detto questo, il Milan ha sicuramente esagerato in determinate cose, però ormai giocano tutti quanti così e pare che se non giochi così non sei figo. Non trascuriamo un altro aspetto, che ha giocato a fuori del Napoli. Il Milan la settimana precedente non aveva giocato, esatto. Il Milan non aveva partite ufficiali come il Napoli, soprattutto credo che fossero 15 giorni che non facesse proprio partite, e quindi questo, alla fine, il Napoli aveva più ritmo nelle gambe. Una partita a questo punto della stagione fa la differenza, una partita in più nelle gambe, l'abitudine a giocare e tutto. Io non credo che sia stato un problema tattico, che se ti copri di più. Il problema è che il Milan, secondo me, gli era andata sin troppo bene anche nel primo tempo. Poi non dimentichiamo una cosa. Tra Napoli e Milan, l'anno scorso ci sono stati 30 punti di distacco. Sì, più o meno sì, 30. Una cosa del Adesso genere. Non saranno 30, ma saranno 15. Perché è vero che il Milan ha preso Higuain, ma il Napoli ha mantenuto più o meno l'organico dell'anno scorso. Ha preso un allenatore che è giusto bravo. Qualcosa ha vinto. È bravo, che non ha probabilmente l'inventiva di Sarri, la maniacalità, però forse all'abitudine a gestire delle situazioni. Quando tu subentri in grande squadra non è che vai là e fai la rivoluzione, sei abituato anche a giostrare, a giocare al meglio con i giocatori che hai a disposizione, come sa fare. Quindi la differenza tra Napoli e Milan, secondo me, ci sta, e la differenza tra Napoli e Milan non è il 3-0 nell'ultima mezz'ora, è qualcosa in meno, però la differenza tra Napoli e Milan in questo momento c'è. Poi quando anche il Milan avrà avuto il tempo che ha il Napoli, che sono 5 anni sostanzialmente che questi giocano insieme, sì. Questa è una squadra che per larghi tratti ha fatto Benitez. Sì, no, questa è la squadra di Benitez. Tu dimmi quali dei titolari di ieri, tranne Ospina, non era un giocatore Isai di Benitez. E Allan. Isai e Allan non sono di Benitez. 2 su 11? Sì, questa è una squadra di Benitez sostanzialmente. Zielinski pure, volendo. Però questa è la squadra di Benitez. È una squadra di Benitez che poi per 3 anni ha giocato sostanzialmente, l'anno scorso hanno giocato, negli ultimi 2 anni hanno giocato sempre gli stessi. Quindi questa è una squadra che ha un vantaggio. Se Ancelotti fosse stato un integralista, veniva a Napoli e cambiava, si potevano avere... E faceva brutte figure, e avrebbe fatto brutte figure. Devo dire che la società ha fatto una scelta che può darsi si rivelerà vincente, che io non condividevo e non condivido ancora, poi... Noi parliamo prima, può darsi che poi dopo i fatti ci danno torto. Ma io vorrei essere smentito, vorrei vincere lo scudetto, vorrei fare il triplete a fine anno. Io avrei cambiato qualche giocatore in più. Anche io, perché ci sono dei giocatori che non ritengo siano perfetti per quelli che sono i dettami tattici di Ancelotti, però. Dopodiché ti dico che
io ho un, sono innamorato anche fisicamente di Hamsik, però quando un giocatore straordinario dopo 11 anni di Serie A in un ruolo usurante pensa di andare in Cina, deve andare in Cina perché vuol dire che questo giocatore mentalmente ha staccato. Poi è un grande professionista, si riprenderà e tutto, però credo che... Sì, ma il problema di Hamsik oggi, sai qual è, Liberato? Oggi il problema di Hamsik si chiama Zielinski e Fabian Ruiz, perché Hamsik non può tornare nel ruolo di prima, perché ci sono due giocatori, un 94 e un 96. Ma credo che lui per primo che ormai hanno, però, gli hanno però, fatto gli scarpini. Però Hamsik non può giocare nel ruolo di centrale, secondo me. Lo può interpretare in determinate partite, in determinate fasi di gioco. Walter, Corioni, che è stato lo scopritore di Hamsik, disse una frase che secondo me è straordinaria, spiegando Hamsik: è il miglior giocatore al mondo senza palla, non che vuol dire non avesse gli attributi, ma per i movimenti che faceva quando si lanciava negli spazi era praticamente imprendibile. Adesso gioca nel ruolo completamente opposto. Non dico che deve giocare da fermo sempre col pallone, ma quasi, quindi è proprio l'opposto di quelle che sono le sue caratteristiche. Poi c'ha tecnica, c'ha classe, c'ha lancio, c'ha esperienza, si potrà anche adattare, però non sono quelle le sue caratteristiche. Tanto è vero che quando il Napoli ha preso Fabian Ruiz è perché aveva pensato di vendere che Hamsik doveva andare in Cina, perché dopodiché, Fabian Ruiz, che ce l'hanno rappresentato come il giocatore adatto per giocare davanti alla difesa, non è assolutamente quel tipo di giocatore. Lui è un mancino che nel Betis giocava sulla destra. 3-5-2, mezza alla destra o mezza alla sinistra, però non giocava mai al centro. Quando l'abbiamo visto giocare a destra, però a destra tu hai un giocatore che attualmente è il Gattuso tecnicamente migliore. Il problema è che tu avresti bisogno di un Allan anche a sinistra, in modo che li alterni. Perché io sono d'accordo con te. Quindi Allan manca esattamente l'alternativa fisica ad Allan. È sempre mancata sostanzialmente. Però voi continuate a parlare di quello che manca. Io invece, approfittando anche del fatto che c'era l'ex centravanti del River Plate, come dice qualcuno, da avversario domenica, io farei una comparazione. Io ho sempre detto che Milik è un ottimo giocatore, ma che ha grosso fiuto del gol. Del resto tu per primo hai fatto sempre notare quella che è la percentuale di minuti giocati rispetto ai gol fatti. Lui che è tutto a favore quando di quando è venuto dal. Però volevo dire una cosa: come avete visto? Io personalmente ho visto il vecchio e il nuovo. Sono pur essendo sostanzialmente un deluso del comportamento di Higuain, come è andato via, resto dell'idea che sul piano dei movimenti che fa senza palla, sul piano di far reparto da solo, interporre il corpo tra l'avversario e la palla, determinati movimenti, credo che sia un compendio di quello che deve fare il centravanti. Francesco, non fai 107 gol nel Real Madrid, però ho visto 36 che alla gol fine in Serie A. Per esempio Milik ha rubato un paio di punizioni nel recupero, facendo più o meno la stessa cosa che negli scorsi anni, anche perché veniva da un brutto infortunio, rifuggiva il contatto fisico. Ha preso l'ultima punizione nella tre quarti del Milan su un rinvio di Ospina alla mano, alla Higuain, se mi consentite la similitudine. Voi che ne pensate? Se Milik acquisisce la forza di fare a spallate con l'avversario, lui che è già un giocatore che tecnicamente dà del tuo al pallone e che ha fiuto del gol, può essere il prossimo crack negli ultimi 16 metri per questa squadra, l'equivalente di quello che è stato Higuain e Cavani prima di lui? Purtroppo in due anni ha fatto crack, Francesco. Questa è una battuta, cattiva, però purtroppo. Allora, guarda, ha fatto crack al quadrato, se vogliamo essere cattivi. Milik è arrivato dall'Ajax con una media realizzativa in era in divise più alta di Ibrahimovic, Suarez e Huntelaar, che è gente che ha fatto la storia dell'Ajax e del campionato olandese, quindi non è un brocco o un giocatorino qualsiasi, ha delle caratteristiche tecniche e fisiche che sono diverse da quelle di Higuain. Higuain lo possiamo odiare calcisticamente parlando, ma non fai 107 gol in 7 anni nel Real Madrid se non hai qualità straordinarie. Non vieni in Italia a fare 36 gol, vedi le difficoltà che ha Ronaldo. Cioè, voglio dire, Higuain è un giocatore straordinario. Certo è che Milik, se sta bene, se assume una certa continuità di giocate, di partite, di reti,
può diventare un giocatore straordinario, però io penso che necessitava di un'alternativa, perché giustamente dopo 2 anni praticamente di inattività non possiamo pretendere da questo ragazzo che possa essere al 100% per 60 partite, perché l'obiettivo del Napoli di questa stagione è quello di fare 60 partite. Libera, giro la stessa domanda che ho fatto a Walter, a te. L'hai visto prima partita con la Lazio, molto forte negli ultimi 16 metri, poco utile alla squadra. Partita col Milan, molto utile alla squadra, un Francesco, po' meno sotto porta. Il problema di Milik è semplice. Lui viene a Napoli dopo Cavani e Higuain. Cavani e Higuain, diciamo quello che vogliamo, sono tra i primi 5-6 centravanti al mondo in questo momento. Il paragone per Milik è devastante. È devastante. E non sempre quando fai acquisti low cost come li fa il Napoli puoi prendere poi Cavani e lo stesso Higuain che ti è arrivato come scarto del Real Madrid più o meno. Quindi Milik è un buonissimo giocatore, secondo me è uno straordinario finalizzatore, io utilizzerei soprattutto nell'area di rigore, che poi nel calcio la cosa più difficile in assoluto è fare gol, e lui ci ha fiuto per fare gol, anche con la Lazio ne ha fatti 2 regolari, uno regolare assolutamente. Vabbè, lui la sua azione era regolare, poi l'arbitro l'ha annullato per un fallo che non era suo, quindi la sua parte l'ha fatta in maniera regolare. Questo è uno che ha un fiuto straordinario per il gol. Io lo utilizzerei soprattutto nell'area di rigore avversario. Pensare che possa fare quello che faceva Cavani, che era devastante con allunghi di 50 metri, o anche quello che fa Higuain, che fa cambi di gioco di 60 metri con una facilità incredibile, e quando parte in progressione non si tiene. Esatto. Milik non ha queste caratteristiche tecniche e fisiche, non è un centravanti di quel livello, ma quelli di centravanti di quel livello, c'è sta Lewandowski, poi? Lewandowski, Suarez. Forse Benzema, Suarez. Benzema non lo so se a livello di... ma questi sono... ce ne sono stretti, poi c'è Cavani ovviamente. No, Cavani, però Cavani non è un vero centroavanti, un attaccante. Dicevo, a livello di Higuain e Cavani. Ce ne sono pochi. C'è l'Uragano, che è un giocatore straordinario, che è Harry Kane. Però se tu che sei un grosso appassionato, ne parlavamo anche durante le trasmissioni mondiali, Kane è uno che per esempio ha la capacità in difficoltà o per aiutare la squadra di venire a fare anche il trequartista. Con l'Inghilterra ai quarti ha fatto il centrocampista, praticamente. Non dico il mediano metodista, ma ha fatto praticamente uno dei due Kane interni. È un'ira di Dio, Francesco. Io parlo proprio di persone che... di giocatori che negli ultimi 16 metri nel cono di luce tra i due difensori centrali buttano le porte per terra trascinando anche i due difensori centrali. Però abbiamo parlato un po' di tutto, difesa, centrocampo, parliamo del portiere. Ospina, Karnezis, avreste fatto il cambio? Io personalmente non avrei cambiato, ma io sono dell'idea che il portiere va data fiducia. Ospina, come l'hai visto? Poco, perché veramente ha avuto mezzo tiro, 2 gol, però credo che in generale troppe critiche, io credo che a Karnezis su Ospina, troppe critiche ad Ospina per le 2 reti subite, che io credo forse sul secondo mio poteva fare modestissimo qualcosa. Sulla prima è stato bravissimo Bonaventura a rubargli tempo e spazio, credo che sia colpa della natura. A Ospina manca qualche centimetro, è un portiere di 1,83 m, Francesco. Lui sul gol di Bonaventura ha anticipato il movimento, perché sull'assist di Suso lui già si è spostato perché sapeva che la palla sarebbe finita là. Il problema è che gli sono mancati centimetri. Walter, posso dirti una cosa? Io e Francesco, lui a livelli migliori di me abbiamo giocato in non porta. Mi tirate in mezzo. No, vi prego. Allora ti dico che il portiere gioca soprattutto con l'intuito, si immagina un tipo di conclusione. Quella conclusione che ha fatto Bonaventura non te la immagini. Però lui l'ha pensata, perché era lì, si è tuffato, la palla gli è passata sulle dita. Sul magari gol di Calabria, 1,86 m la prendi. Sul gol di Calabria secondo me qualcosettina in più la poteva fare, ma sicuramente poteva fare di più Donnarumma sul secondo gol di Zielinski. Assolutamente. Quindi, sì. Ma secondo voi, siamo quasi in pubblicità, voglio un po' sdrammatizzare, secondo voi ha telefonato allo zio? Gli ha detto che magari
i tre babà, avrebbe potuto evitarli. No, dai, non ha telefonato lo zio. È un video scherzoso dell'anno scorso, lasciamo. Ok, però hai detto tante di quelle cattiverie tu, fammi dire una mezza malvagità alla Gargamella. Quella fu una cattiveria divulgare quel video, perché sei uno sfottò da parenti. Una cattiveria, fu una Walter, non fu una cattiveria, fu una stupidaggine, perché non è che qualcuno, cioè la cattiveria è stata carpire la telefonata di Lotito e poi metterla in rete. Però è bellissima quella, è bellissima. Che succede? Che succede? Soldi dappertutto, soldi dappertutto. Ragazzi, io vorrei continuare a parlare, prima dell'interruzione pubblicitaria, vorrei continuare a parlare della partita, o comunque delle partite, Lazio e Milan, perché poi nella seconda parte vorrei soffermare più la nostra attenzione su quello che in queste settimane ha caratterizzato, particolarmente l'ultima, l'ambiente, l'esterno del terreno di gioco. Abbiamo parlato tanto di Napoli, abbiamo parlato parliamo anche un po' dei competitor, poco. Nelle griglie stilate dai maggiori quotidiani di informazione sportiva, l'Inter era messa immediatamente a ridosso della Juve, se non quasi a livello della Juve, ma solo perché la Juve viene da 7 scudetti, diciamo 6.5, se mi consentite la forzatura, consecutivi. E mentre invece sembra che in questo momento sia una squadra in difficoltà. Della Roma si parla sempre in maniera entusiastica, però è anche vero che Monchi ha venduto la gioielleria di famiglia. Ha venduto Strootman. Non ultimo Strootman al Marsiglia poche ore fa. Insomma, come vedete questo inizio di campionato? Io penso che fino a quando non ci sarà la sosta per le nazionali, cioè fino a sabato è ancora work in progress, cioè si lavora ancora su quello che è il retaggio della scorsa stagione. Voi che dite? Allora ti dico una cosa. Le griglie, che sono un giochino che abbiamo fatto tutti, si fanno in base agli organici. No, Walter, sai. Si fanno in base agli organici. Ok? Tu vedi l'organico dell'Inter e dici, secondo me è superiore a quello del Napoli. Ok? Adesso invece stiamo parlando solo in base ai risultati delle prime due partite. Secondo me è un ragionamento assurdo. Meglio ragionare sugli organici che sulle prime due partite. È la stessa differenza. Ragazzi, perdonatemi, abbiamo un piccolo problema di natura tecnica. Allora io approfitterei, manderei lo stacco pubblicitario e poi dopo ritorniamo sullo stesso argomento. Mi dispiace interromperti, direttore. Rimanete collegati con noi, perché giusto un piccolo stacco pubblicitario. Ci rivediamo tra brevissimo. Vorrebbero prodotti high-tech affidabili, dal design inconfondibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora è possibile con Vultec. Scopri dove acquistare i nostri prodotti su www.vultec.it. Power your life. Alongside Mark Sinclair,
the lovely Sahara. That's right. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! Tradizione e gusto. Nuovo punto vendita via Roma numero 2, Maddaloni, Caserta. Residenza Villa Santa Maria di Quarto, molto più di una semplice casa di riposo. Il nostro impegno è far sentire a proprio agio tutti gli ospiti, rispettando le loro necessità. Camere doppie, ma soprattutto tutti i servizi, l'assistenza e il comfort necessari alla vita dell'anziano. La permanenza non ha vincolo di tempo e può variare dal weekend fino al soggiorno di diversi anni. Villa Santa Maria si distingue per gli ampi spazi interni ed esterni, il verde dei suoi giardini, l'assistenza con operatori sociosanitari 24 ore su 24, la pulizia degli ambienti e i tanti servizi come lavaggio, biancheria, parrucchiere, alimentazione corretta e bilanciata e attività di gruppo. Residenza Villa Santa Maria, via Paolo Emilio Imbriani 1, quarto, Napoli. Telefono 081 19 24 78 95, con servizio di controllo video a distanza in tempo reale per osservare i tuoi cari via internet. Un'emozione che nasce dal cuore. Per rendere il tuo evento indimenticabile, ti aspettiamo a Villa Iovis il Cigno, immersa in un'oasi di verde nel Parco Nazionale del Vesuvio. In un'atmosfera di gran classe. Villa Iovis Eventi ti offre un servizio di altissimo livello, sale con aria condizionata, cucina nazionale e internazionale. In via Cifelli, a Tre Case al Vesuvio, uscita Torre Annunziata Nord. Info 081 537 14 55. villaiovis.com, tra i migliori, è probabilmente il migliore. Ben rientrati, scusateci per quel piccolo inconveniente di natura tecnica, non si è sentita la risposta del direttore, dunque ripartiamo dove avevamo finito per motivi tecnici, insomma. Direttore, le griglie, stavamo parlando dei competitor e del fatto che l'Inter sembrava la più accreditata a inseguire la Juve, mentre invece pare che a tuttora non sia così. Allora, la griglia è fatta in base agli organici, uno valuta l'organico, ed è un po' come un sondaggio prima delle elezioni. Quello che succede dopo le prime due partite, secondo me, non ha grande valore, è un po' come sono gli exit poll. Sono molto più attendibili i sondaggi elettorali fatti prima che gli exit poll fatti con un campione estremamente ridotto a casaccio. Quindi io credo che le griglie abbiano un loro valore. Se mi chiedi in questo momento qual è la squadra che più può competere con la Juventus, io ti dico l'Inter, anche se non possiamo trascurare un fatto, che oggi in Italia recuperare 5 punti è un'impresa complicatissima, perché in Italia è vero che le prime due partite non fanno test, però quando sei sotto già di 5 punti si fa dolorosa la situazione. Io credo che alla fine se la giocheranno le milanesi, il Napoli e la Roma per 3 posti. Devo dire che il Napoli mi aveva destato qualche perplessità, perché io avrei cambiato di più. Probabilmente ha superato questo stallo, si è dimostrato che il gruppo dell'anno scorso può ancora fare bene, da un punto di vista mentale non ha mollato, c'era il rischio di un crollo dopo la delusione dell'anno scorso, quindi il Napoli in questo momento si fa preferire. Dovessi rifare la griglia in questo momento la cambierei leggermente, però io ritengo valido quello che disse Sconcerti, che una volta tanto disse una cosa condivisibile, disse: io metto Juventus, Inter, Milan, Roma e Lazio. Non mi sono dimenticato del Napoli, però il Napoli non so dove metterlo, ma può finire indifferentemente dal secondo al sesto posto, perché quella era la situazione alla vigilia del campionato. Oggi credo che il Napoli, per quello che ha fatto vedere, per le garanzie che dà, per tutto quello che abbiamo visto finora, secondo me il Napoli è da collocare il secondo o terzo posto, però le griglie dell'inizio secondo me non erano completamente sbagliate, tutt'altro. Walter, tu che dici? Stiamo sereni, che se Sconcerti dice che il Napoli è tra il secondo e il sesto, vuol dire che questo è l'anno che il Napoli vince il terzo scudetto.
Per quanto riguarda le griglie che abbiamo fatto inizio anno, io ancora tutt'oggi metterei l'Inter davanti al Napoli come organico, credo che l'Inter abbia qualche cosina in più. Ci sono dei giocatori attualmente che ancora non hanno giocato, come Nainggolan. Versalico ancora non è nel pieno della forma, però se io ti leggo la squadra e ti dico Handanovic, Versalico, De Vrij, Skriniar, ho capito, però Handanovic visto ieri, poi Handanovic è un portiere che ti dà 7-10 punti all'anno. Dicevo Versalico, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Brozovic e Nainggolan a centrocampo, con Keita, Lautaro, Perisic e Icardi, faccio fatica a pensare che l'Inter non possa essere competitiva in questa stagione. Il Napoli, la Juve e secondo me la Roma hanno un vantaggio su Inter e Milan. Permettetemi di dire questo, hanno tre allenatori bravi e capaci. Io so che in questo studio tante volte sono state tessute le lodi di Spalletti. Io credo che il buon Luciano sia bravissimo in conferenza stampa, sia bravissimo dopo le partite a sviare i discorsi, un po' meno bravo quando è seduto in panchina, forse pecca un pochettino di presunzione, e questo potrebbe essere un vantaggio. Un po' di nervosismo da un paio d'anni a questa parte. L'ultimo anno a Roma, già l'anno scorso all'Inter, e la conferenza stampa che ha fatto il Reggio Emilia dopo la partita con la Salernitana, con il Sassuolo, danno proprio la misura di un personaggio, di un allenatore nervoso, insicuro, esatto. E questo è un fattore che può contare. La squadra ce l'ha, perché se tu prendi l'organico dell'Inter, l'Inter ha un organico importante, manca forse chi sappia dare del tuo al pallone al centrocampo, o meglio Vesino e Borca Valero non sono quei giocatori da farti fare il salto di qualità. Sono riserve, perché lui ormai gioca con Brozovic, con Gagliardini, e quando recupererà Nainggolan, oppure Nainggolan lo metterà esattamente dietro Icardi, questo è ancora da vedere. Io credo che giocherà con Gagliardini e Brozovic, però la squadra dell'Inter, se tu leggi l'organico, c'è una forza fisica, signori, i due difensori centrali De Vrij e Skriniar, c'hanno Miranda in panchina. Dai, cioè adesso non facciamoci prendere dall'entusiasmo, come ho visto su alcuni gruppi di tifosi del Napoli, abbiamo 5 punti di vantaggio sull'Inter, piano, che il Napoli di Sarri fece 3 punti nelle prime 4 partite. Che l'Inter di Mancini aveva 5 punti di vantaggio. E aveva 5 vittorie su 5 partite, poi arrivò 76 punti dietro al Napoli, quindi piano. Però io, alla luce di quello che avete detto voi sulle griglie, una considerazione vorrei farla. Poi passiamo alla presentazione della partita con la Sampdoria di questo weekend calcistico. Io ho come l'impressione che possano esserci delle similitudini nella transizione che ci fu dal Milan di Sacchi a quello di Capello, perché del gruppo storico del Milan di Sacchi a un certo punto si disse che era un ciclo finito, che erano sostanzialmente bolliti. Quindi diciamo la Champions. Salvo poi diventare con Capello il quinquennio degli invincibili, degli immortali. Se tanto mi dà tanto, se il gruppo portato da Benitez, svezzato da Sarri, magari con Ancelotti, può trovare l'acme di un percorso di crescita tecnico-tattico, ben venga, voi che ne pensate? E dunque la domanda era: probabilmente il Napoli, diciamo, potrebbe scalare una se non due posizioni all'interno delle griglie stilate dai soloni del calciomercato e delle analisi tecnico-tattiche a bocce ferme. Francesco, tutto dipende dalla crescita mentale di alcuni giocatori del Napoli e dai nuovi, dall'inserimento dei nuovi. Ti faccio l'esempio di Zielinski. Sentivo l'intervista a Dazon che faceva Guidolini ha detto: ti sei finalmente convinto di essere un centrocampista che può fare più di 12 gol in un campionato? Cioè dipende da questo. Zielinski ha doti straordinarie, ma alla sua età Hamsik in Serie A faceva la differenza. Zielinski è un giocatore un po' che andava in doppia cifra, è timido, ma se riesce a capire di essere un giocatore importante, Zielinski è uno che fa la differenza in Serie A. La stessa cosa di Avarà, come ti dico, la stessa cosa Fabian Ruiz, che vedremo a breve.
la stessa cosa, Verdi che è un giocatore straordinario, uno che sa calciare indistintamente col destro e con il sinistro. Quindi la forza del Napoli passa dalla crescita di questi elementi. Se questi elementi fanno il salto di qualità, e allora ti dico che il Napoli può competere addirittura per vincerlo il campionato. Ma se questi giocatori non si convincono, e allora dovremo lottare per entrare nelle prime quattro. Libera, tu che dici? Io credo che il problema del Napoli sia soprattutto in questo momento un equilibrio in difesa, e ti dico perché. Il Napoli c'ha tanti giocatori, non c'ha probabilmente il bomber da 30 gol a campionato, però c'ha tanti giocatori che possono tranquillamente andare in doppia cifra, e ti dico che lo può fare Milik, lo può fare Mertens, lo può fare Insigne, lo può fare Cagliacon, lo può fare Zielinski, poi c'ha giocatori come Verdi che 6-7 gol te li possono fare lo stesso. Quindi il Napoli dal punto di vista offensivo sta messo bene, deve trovare quell'equilibrio difensivo che aveva con Sarri, perché poi si dice sempre tutti che il Napoli con Sarri faceva un gioco bello, spettacolare e offensivo. Il Napoli con Sarri era una perfetta macchina difensiva e la squadra che concedeva agli avversari il minor numero di tiri in porta. Il Napoli era una macchina da guerra percentuali difensiva. Da 70% di possesso palla, se la palla ce l'hai tu gli altri non ti possono attaccare. Ma al di là di questo è una squadra che aveva delle coperture straordinarie, il gol che ha preso a Roma con Sarri non sarebbe mai arrivato, anche i due gol presi contro il Milan con i meccanismi perfetti che si erano avuti con Sarri difficilmente si beccavano. Poi certo ci poteva stare l'errore difensivo, il Napoli manca del tutto di in questo momento. Forse non so, i giocatori della difesa, abituati per 3 anni ad andare praticamente a memoria, adesso fanno un po' di fatica, le cose miglioreranno. Se il Napoli trova equilibrio, lo scudetto, diciamoci la verità, lo può perdere solo la Juve, che se la Juve dell'anno scorso, invece di rinforzarsi, si fosse leggermente indebolita, era ancora la squadra favorita per lo scudetto. La Juventus ha delle riserve che tranquillamente nel campionato italiano possono arrivare al secondo posto. Tu considera che con la Lazio in panchina c'erano Dybala, Cuadrado e Douglas Costa, che sono giocatori che se li metti in una squadra probabilmente è una delle candidate a vincere il campionato. Sì, le riserve della Juventus sono al secondo posto, quindi lo scudetto lo può perdere solo la Juventus. Detto questo, nello scudetto degli altri, nello scudetto degli onesti, come dicono quelli che parlano di calcio in maniera corretta, onesti perché sono le uniche squadre, cioè che la Juventus ha un casellario giudiziario non illibato, lo scudetto degli onesti, il Napoli può concorrere per vincere, però può arrivare tranquillamente anche al quarto posto, che sarebbe il quinto, perché quest'anno io non vedo una Lazio. Se devo dire una squadra che può fare bene, io direi più il Torino della Lazio. Il Torino, al di là del secondo posto, anche contro la Roma mi era piaciuto molto. Torino, io non sottovaluterei la Fiorentina dei giovani, eh. C'ha dei giocatori veramente interessanti. Sì, però è una Fiorentina che può prendere il posto dell'Atalanta. Sì, però un tridente Marco Piazza, Chiesa e Simeone, con Benassi e Gerson al centrocampo, Veretout non c'era perché squalificato, in difesa a me Milenkovic piaceva tantissimo, Walter, ed era uno di quei giocatori, Walter, che volevano andare. Una squadra Napoli che non può, cioè ormai per andare in Champions. No, no, non parlo di Champions, però parlo a candidarsi a rivelazione con il Torino, perché Mazzarri è un allenatore straordinario, cioè, e il Torino ha una squadra importante, signori. Il Torino c'è una squadra importante secondo me, e quando Mazzarri riuscirà a far giocare insieme Zaza e Belotti credo mai Iago Falcao è fondamentale, è quello che Lavezzi devi trovare il sistema, che ci sono alcuni giocatori che ti servono. Tu so che tu sei appassionato di calcio inglese, io ho visto ieri il Chelsea con molta cosa, sai chi è un giocatore che stona proprio nel Chelsea secondo me? Chi è? David Luiz ha fatto un errore incredibile sul gol, vabbè, ma Hazard in quella squadra è un pesce fuor d'acqua. Il problema ce l'hanno Hazard e Willian, perché non sono esterni. Ma non gioca perché gioca Pedro, che sarebbe Cagliacon. E dall'altro Hazard non è inglese, non è Insigne, però è anche la prima partita che faceva Hazard. Cioè io vedevo che tutti giocavano al massimo a due tocchi. Hai visto Jorginho? Sì. In due partite si è preso il Chelsea. Altra cosa, visto che in tanti criticavano Sarri, che i nuovi acquisti giocavano dopo 7 mesi, Kovacic era già titolare. Vuol dire che i giocatori importanti, se glieli prendi, Sarri li fa giocare subito. I nuovi acquisti di quest'anno del Napoli, tranne il portiere che doveva giocare per forza, che erano tutti e 3 nuovi, chi sta giocando? No, dico, in molti criticavano il fatto che Sarri non facesse giocare subito i giocatori. Lasciamo perdere Cristiano Ronaldo, che anche per motivi di sponsorizzazione dovrà giocare tutte le partite, pure con l'ultima in classifica. Allegri quando li fa giocare? A proposito, voi sapete che la Juventus B è stata eliminata dalla Coppa Italia? Sì, sì.
Noi lo sappiamo, perché, però non l'ho letto da nessuna parte, perché quando ha vinto la prima partita, grandi titoli, poi ieri è stata eliminata e nessuno ne parla. Però noi onestamente della concorrenza più o meno velata di altre squadre interessa poco. Voi avete parlato di delle altre squadre della Serie A, vogliamo parlare della Sampdoria? Sampdoria l'ho vista ieri, poi mi sono addormentato, confesso il mio peccato. Perché... Ma non devi dire, c'è il direttore, non devi dire. I direttori dormono, eh? Io l'ho visto. I direttori dormono, mangiano, fanno dei bisogni fisiologici che espletano tranquillamente. Devo dire la verità, non mi ha fatto una grande impressione la Sampdoria, anche perché io non ritengo l'Udinese una grande squadra. Era la prima partita di campionato della Sampdoria, quindi va rivista. Però la Sampdoria è una squadra monca, ha fatto un mercato strano, non da Sabatini, strano. Però è anche vero, però... perdonami se ti interrompo, che il titolare della direzione sportiva è Osti e Sabatini è più come dire, un direttore generale, si è ritagliato uno spazio un po' più ampio, lasciando ampio margine di valutazione discrezionale ad Osti sul mercato, che è sempre stato il suo portiere, direttore. Quella gara del Venezia, Audero, ieri ha fatto un paio di cose allucinanti, cioè uscite proprio. Allora, dovessi giudicare la Sampdoria dal primo tempo di ieri, è una squadra sulla quale il Napoli passeggia. Che più o meno perché nel primo tempo ieri l'Udinese, che non è esattamente una squadra di fenomeni, poteva tranquillamente fare andare a riposo sul 4-5-0. Lasagna ne ha sbagliato. Ha avuto occasioni clamorosissime. Poi nel secondo tempo, quando Giampaolo ha tolto Barreto e Barreto lo ha riportato come mezzala, ha fatto entrare Ekdal, ha messo Kovacni, la squadra ha ritrovato un equilibrio ragazzi, e negli ultimi esatto. dieci minuti ragazzi, per poco ragazzi, non trova ragazzi, il gol. Stiamo del parlando però di Barreto e Ekdal che fanno la differenza nella Sampdoria. Sì, però io devo andare a giudicare una squadra che gioca contro il Napoli. Devi giudicarli anche rispetto a quelle che sono... Le qualità che posso dare in quel contesto. Io lo giudico. Ekdal è un mediano io giudico la Sampdoria come prossima avversaria del Napoli. Ora, poi nel calcio abbiamo visto la storia è piena di episodi eclatanti. Io non pensavo che il Napoli facesse 6 punti nelle prime due partite. Pensavo che però poteva vincere a Genova con la Sampdoria. È chiaro tocchiamo che ferro a questo punto. Sì, però per dirti, se noi dobbiamo parlare di Genova, di Sampdoria e Napoli. Veramente ci parliamone, perdonatemi, vi interrompo. Parliamone prima dal punto di vista del Napoli. Secondo voi la formazione che farà Ancelotti è la medesima, riproporrà la medesima delle due partite iniziali e poi magari approfittando della sosta per le nazionali inizierà a lavorare eventualmente su una turnazione tra i titolari, oppure vi immaginate un turno di riposo a coloro i quali in questo momento hanno tirato un po' di più la carretta? Assolutamente no, squadra che vince non si cambia, ci sarà tempo per ruotare la rosa, anche perché al ritorno dalle nazionali si inizierà il tour de force, fino a dicembre si giocherà quasi 3 volte a settimana, dunque in questo momento sarebbe da folli smuovere una squadra che ha vinto 2 scontri diretti nelle prime 2 gare. Cioè, vinci la terza partita con la Samp con questa squadra e poi dopo al ritorno pensi magari di inserire qualcun altro. Liberato, quindi. Allora, credo che ci sarà il cambio tra Luperto e Mario Rui, perché può darsi che giochi Luperto, perché Mario Rui non si sa bene cosa c'ha, però insomma potrebbe avere un piccolo fastidio. Poi gioco forza, non vedo grandi novità possibili, perché l'alternativa è di far l'unica alternativa concreta in questo momento è far giocare Mertens al posto di Milik, ma non credo che lo farà, anche perché Mertens è uno che è devastante quando entra a partita in corsa, quindi è un'arma in più che ti ritrovi. Non credo che cambierà sistema di gioco, perché significherebbe bruciare Hamsik, e Hamsik in questo momento è una scommessa di Ancelotti e va tutelato e prima di fare questo cambio ci penserà 2 volte. Credo che nella ripresa vedremo qualche nuovo giocatore, potrebbe essere la volta di Verdi e Fabian Ruiz, perché poi in 3 partite nessuna delle 3 giocano titolare e non giocano in nessuna delle 3, credo che poi comincerebbe a diventare pesante. Sicuramente giocheranno almeno uno dei 2, però nell'11 titolare credo che l'unico cambio possibile sia quello di Luperto per Mario. In base alle condizioni fisiche di Mario Rui, assolutamente. Parliamo invece di
hai accennato tu a Luperto. Io personalmente penso che, almeno a livello di Serie A, forse a livello di Champions League non è ancora spendibile, però col Milan si è destreggiato in maniera egregia, tatticamente impeccabile, ha coperto la zona, si è spinto in avanti anche sopravanzando il centrocampista di sinistra quando ne ha avuto spazio. Credo che tra virgolette sia una riscoperta, fermo restando che il titolare è Ghoulam, ma in questo momento, per una serie di motivi extracalcistici, di Ghoulam non sappiamo con certezza la data del rientro. Voi che ne pensate? Penso che si doveva intervenire sul mercato. Io ho parlato di Luperto, parliamo bene del ragazzo. Parliamo bene del ragazzo. Per me un centrale valido sarà il futuro del Napoli. Se tu parli di Luperto con Benitez e con Sarri, ti dicono che questo ragazzo ha qualità eccezionali. Ha vinto da titolare un campionato con l'Empoli, non perdendo praticamente mai negli ultimi 6-7 mesi, ed è un giocatore che francamente scalerà posizione, ma nel ruolo di centrale, nel ruolo di esterno a sinistra. Poi il calcio è situazionale. Bisogna vedere l'avversario che ti ritrovi, cioè io non ce lo vedo come esterno nella difesa a 4, lo vedrei più come terzo di sinistra in una difesa a 3. E non voglio tornare sempre sul mercato perché mi blocchi, quindi non ne parlo più. Allora, sul fatto che possa essere il futuro del Napoli, non ho detto il futuro, in una rosa essere il quarto, in una rosa, sicuramente il futuro del Napoli. Questo è un ragazzo che non è più giovanissimo, è del 96. 96 vuol dire che ha già 22 anni, quindi non è che sia un ragazzo di 17-18 anni. No, però negli ultimi due anni ha giocato. No, è uno che può stare tranquillamente. Sta crescendo progressivamente. Uno che può stare tranquillamente nella rosa. Se pensiamo che nel suo ruolo gioca Koulibaly, credo che ci sia. No, Albiol. Luperto ha più quel. Sì, però ha più qualità di. Sì, gli somiglia pure fisicamente. Sì, sembra il figlio. Comunque. Sulla fascia sinistra, francamente, faccio proprio fatica a pensarlo perché non c'è proprio il passo, la rapidità per fare quel ruolo. Quindi può fare il quarto a sinistra in casi straordinari e quando ci sta da coprire va bene. Si è fatto notare per un paio di interventi in fase difensiva contro il Milan, però quando si tratta di spingere al San Paolo, soprattutto avremo squadre chiuse, per cui l'esterno sinistro deve essere più un'ala sinistra che una cosa, faccio fatica. Però la contingenza dice che Mario Rui al momento è non al meglio della condizione. Francesco, io parlo sempre in funzione della gara, vedi, con la Sampdoria, certe cose te le chiami. Il Napoli sapeva che Ghoulam doveva fare il terzo intervento in un anno prima del ritiro e dunque sapeva che fino a ottobre-novembre Ghoulam non sarebbe stato a disposizione di Ancelotti. Ciò nonostante non ha voluto intervenire, non è intervenuto in quel ruolo e ci troviamo adesso col dover far giocare un centrale di difesa esterno-sinistro. Tu che sei un amante della Premier, io devo ricordare a questi signori che l'Everton, che lo scorso anno è arrivato sest'ultimo in Premier, ha preso dal Barcellona per 20 milioni di euro Lucas Digne, classe 1994, lo ha preso dal Barcellona, un giocatore assolutamente valido che conosceva il campionato italiano, ebbene, lo ha pagato 20 milioni di euro e lo fa fare la riserva di Leighton Baines, che nei Toffees è praticamente una sorta di santone. E dico, possibile che il Napoli non poteva fare un'operazione del genere? Non l'ha fatta. No, andiamo avanti. Comunque, il discorso su Luperto, è chiaro che se Domenica non ce la fa recuperare, è necessario, chiaramente. Deve giocare lui. Se l'è cavata bene contro il Milan, però se tu mi chiedi che è una situazione ideale... No, io, perdonatemi, ho sempre detto anche a telecamere spente che è una situazione tampone che col Milan comunque ha dimostrato di poter fare.
la sua... Lo sai, sta in emergenza alla seconda di campionato. Ecco. Non è un'emergenza, ragazzi, ha un piccolo malessere. E come la chiami? Mettiamo che Luperto... Hai una situazione tampone alla seconda di campionato. Mettiamo che Luperto dopo 5 minuti a Genova c'ha un problema fisico. Chi gioca sugli esterni? Sai benissimo qual è l'impostazione barra imposizione. Scala Isai di qua e entra... Malquit dall'altra parte. E quindi sono poi cavoli amari. Ma lascia perdere la cosa. Noi adesso abbiamo un problema di natura muscolare estremamente irrisorio per Mario Rui, che è un fatto quasi normale a questo punto dell'anno, che ci sta qualche affaticamento. Però dobbiamo accendere il cerino. Però tu già ti trovi in emergenza, perché non hai un esterno sinistro che prende il posto di Mario Rui, cioè hai uno che si adatta a giocare a sinistra. Tu alla seconda di campionato sei in emergenza, ed è questa la follia. Non è che sei in emergenza alla seconda del giorno di ritorno, e quindi sono cattivo io che do 3 al mercato. C'hai un giocatore squalificato e semmai un altro nel suo ruolo che c'è il raffreddore o c'ha un problema più serio fisico. Alla seconda di campionato, quando squalifiche non ce ne possono stare, a meno che non ci sono espulsioni, e quando non c'è sta usura, non c'è sta stanchezza di giocatori, tu sei già in emergenza. E questa è la follia, la cosa inaudita secondo me. Vi vedo estremamente sul polemico. Allora cavalchiamo, io non ci volevo arrivare a questa cosa, volevo fare il bravo, però visto che siete entrambi Gargamella e il gatto Birba, uno più malvagio dell'altro. Chi è che fa Gargamella e chi è che allora, fa Birba? Io non conosco il gatto Cosa, quindi faccio Gargamella. io direi, visto che manca poco e vi siete orientati sul malvagio andante, volessimo soffermare brevemente la nostra attenzione sulla diatriba tra il presidente De Laurentiis e il primo cittadino della città di Napoli. Volemmo magari parlare del triangolo più o meno amoroso e la comunione di amorosi sensi che il presidente De Laurentiis sta facendo con il governatore della regione Campania De Luca. O vogliamo continuare a parlare male di Malquit? Non so. No, per carità, Malquit magari... Allora vogliamo parlare di questo triangolo amoroso De Luca, De Laurentiis, De Magistris? Tanto De Laurentiis prima o poi litiga con tutti, quindi anche questo amore spassionato che è nato con De Luca a breve finirà, perché De Laurentiis negli ultimi anni ha litigato praticamente anche con se stesso, perché dice delle cose un secondo dopo, non è vero più, dice l'esatto. Però la domanda che volevo porvi è... Francesco, sono due maggiorenni, la devono smettere di rompere i cabasisi, come dice il commissario Montalbano. Ti interrompo un attimo. Mi spieghi le colpe di De Magistris in questa vicenda, quali sono? Giusto per capire. Da dove devo iniziare? I soldi per le universiadi. Siamo oggi al 27 di agosto e non ci sono lavori. Aveva promesso uno stadio ristrutturato alla fine del primo mandato. Siamo alla fine del secondo. Il comune di Napoli non ha un centesimo. E allora taci. Esatto. Allora taci. Non fare il bellillo davanti alle telecamere. Dopodiché... è tirato per i capelli da De Laurentiis in una polemica assurda, con un tasso di violenza inaudita. Un tasso di scimità inaudito da parte di tutte e due. Passatevi il termine, perché non se ne sì, può più. Però, allora, mo vi dovete spiegare una cosa. No? Io non credo che De Laurentiis sia né impazzito né stupido. Non credo che sia stupido. No, perdonatemi se mi interrompo un attimo. Credo che uno dei più grossi errori sul piano mediatico che si sia fatto in 15 anni di gestione De Laurentiis sia sottovalutare la capacità cognitiva del presidente, o meglio, pensare che lui straparli perché è una persona che, venendo dal suo strato cinematografico, ami la teatralità. Io invece credo che lui ogni qualvolta apra bocca lo fa con cognizione di causa, per avere un tornaconto personale, non tutte le volte, societario, e soprattutto penso che ogni qualvolta parli si sia prima sentito Francesco, con un battaglione Francesco, di commercialisti e avvocati, Francesco, tanto penalisti quanto civilisti. Tralasciamo un attimino la situazione con De Magistris, sennò che è stucchevole, perché De Laurentiis, tra le altre cose, è debitore nei confronti del Comune di Napoli. Se il Comune di Napoli applica la legge, non solo gli fa il decreto ingiuntivo, ma se non paghi in anticipo dici io lo stadio non te lo do. Vai a giocare a Bari. Ma vai a giocare a Bari, vai a giocare a Castellammare. Converrete con me però che è mera
formalità, nel senso che è forma e non allora, sostanza. Francesco, concretamente è inverosimile una situazione. Un'ingiunzione di pagamento io gliela farei, fossi nel sindaco di Napoli, gliela farei immediatamente. Gli blocco i conti correnti come è successo 2 anni fa. Mi dovete spiegare il motivo per cui De Laurentiis in estate ha litigato con i giornalisti, con i colleghi presidenti, ha dato del drogato ai tifosi, adesso ha cominciato una guerra senza esclusioni di colpi con tante di pagine comprate sui giornali del comune. Le pagine le compra dei giornali però. Ebbene, se le paga. Penso di sì, perché sui giornali se no. Dovevamo fanno... parlare della diatriba stadio. Voi sarete. E perché ti dico questo? Fammi finire un attimo. Io per darti un giudizio su questa cosa dovrei capire qual è la ratio che sta ispirando De Laurentiis. Perché in questo momento la cosa che mi viene in mente è che sta facendo una cosa senza senso. Perché questo ho letto da qualche parte. Sui social che potrebbe essere interessato a rompere tutto perché si è scocciato la situazione e quindi vuole trovare l'alibi per mollare Napoli. Signori, ma Napoli non è una patata bollente, Napoli è una gallina dalle uova d'oro. Anche se io voglio vendere, non mi comporto come si sta comportando De Laurentiis. Quindi, poiché non credo che sia impazzito o che sia stupido, ci deve essere un motivo che mi sfugge che lo porta a fare questo. Non è vero che lui sia alleato con De Luca, perché le elezioni al Comune di Napoli stanno tra 3 anni, non stanno eventualmente fra 6 mesi, per cui dici io mi trovo alleato con De Luca per fare la guerra a De Magistris, che peraltro non si può candidare più. Le elezioni al Comune di Napoli stanno fra 3 anni, quindi non è che De Magistris poi è rappresentante di un partito che ha una rilevanza nazionale. De Magistris è un partito ad personam, può fare il sindaco di Napoli perché c'ha carisma, c'ha quello che vuoi, però oltre questo non può andare, almeno per il momento. Quindi, tu forse vivi a Naples, quella lì negli Stati Uniti, c'hanno il sindaco carismatico lì, non sapevo che quello di Napoli fosse mi carismatico. Devi spiegare, ecco, però allora spiegatemi come che questo è stato eletto quasi con il 50% dei voti al primo scrutinio. Io ho una mia teoria, adesso bando le ciance, no, però no, secondo me credo che la io ho detto che il presidente quando parla ha sempre una strategia. Io credo che lui però voglia forzare la mano sullo stadio per creare un precedente importante e roboante. Però perdonami Francesco, io prima ho parlato delle responsabilità del comune. Però a un certo punto, caro Francesco, se tu hai la reale intenzione / volontà di fare uno stadio, non fai tarantelle per 15 anni. Prima era colpa di Iervolino, adesso è colpa di De Magistris, fra 3 anni sarà colpa di E.T. Vuoi fare lo stadio? A Napoli non ti è possibile? Lo fai fuori e poi dici, caro sindaco di Napoli, siccome lo stadio è fatiscente, perché non si dice cesso, si dice fatiscente, e costa di manutenzione ordinaria 6 milioni di euro all'anno, glielo spieghi tu alla cittadinanza. Ma siccome De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare lo stadio, addossa tutte le responsabilità a De Magistris. De Laurentiis ha detto un mese fa che entro 6 mesi avrebbe comprato 100 ettari di terreno. Sai quanti sono 100 ettari? Allora io ho fatto un calcolo rapido, in 100 ettari di terreno c'entrano 80 San Paolo. Cioè, forse non vi rendete conto. Quando parla di 12 campi sono massimo 12 ettari, ma compresi gli spogliatoi e tutto. Uno stadio, se proprio lo vuoi fare misurato, sono 2 ettari. Dopodiché che ci vuoi fare una foresteria? 3.000 metri quadrati, anche perché la foresteria poi la sviluppi in altezza. Ci vuoi fare un'altra cosa? Tu con 20 ettari di terreno hai fatto una cosa mega galattica. 100 ettari di terreno su una città. Quando parla De Laurentiis è la storia del tabellone 150 metri d'altezza, o l'altro giorno ha detto che vuole fare una scuola calcio con 10.000 ragazzi, uno sente i numeri e poi non ci fa attenzione. Una scuola calcio con 10.000 ragazzi, a parte che vuol dire prendere tutti i tesserati della provincia di Napoli, non credo che siano 10.000, se tu fai gruppi di 30, e sono tanti, sono 330 squadre. Hai idea di che cosa significa organizzare 300? Però state andando fuori tema. Allora, mi piacerebbe sapere da voi chi vi schierate in questa con De Laurentiis, con De Magistris, con nessuno dei due. Ma non posso, quello che sto cercando di dirti, non posso giudicare De Laurentiis se non capisco quello che dice.
e poiché lui avrà una ratio in quello che sta facendo e io non la conosco, non riesco a dire perché lo sta facendo e quindi sta facendo male, sta dicendo solo stupidaggi. Ma poiché non credo che il personaggio sia così da dire solo stupidaggi, la polemica che ha fatto con Umberto Chiarillo l'altra volta, assolutamente gratuito, a parte che Umberto è amico nostro ed è, e noi litighiamo sempre perché lui è filo De Laurentiis, cioè, mi spiegate perché tu stai a Bari e devi prendertela con uno che a Bari non conoscono? Non perché... se la doveva prendere con te? Ma si abbigliava con me, un mese l'è presa con il, come si chiama, quando hanno fatto... Vero o falso? Vabbè, ma vero o falso, stavi parlando in un contesto napoletano, te la puoi pigliare pure con chiunque, anche con me, non c'è problema. Ma a Bari, che te la pigli con Umberto Chiarillo, per aver rilevato una voce di mercato, è una follia. Questo sta cercando lo scontro con tutti. Boh, mi spieghi, ha detto che i tifosi del Napoli si buttano 3 o 4 con i tornelli ogni volta. I tornelli li ha comprati lui, giusto? Se si buttano 3 o 4 persone alla volta vuol dire che i tornelli non erano buoni, perché se il tornello funziona ne entra uno, non ne entrano 3 o 4. Hai comprato dei tornelli pezzottati? Non lo so. Come le magliette. Le magliette che i tifosi si comprano pezzottati o si drogano. Grazie, però chiaramente io... Quindi questo sta litigando... Sono dell'idea che le dichiarazioni sono comunque estemporanee, sono frutto comunque di... come dicevo poc'anzi, della sua teatralità, non nell'accezione negativa, Francesco, ma il fatto che lui sia una persona di stupido. Cinema. No, Francesco, io dico che... non lo facciamo no, io sono stato il primo a affermare che ogni dichiarazione che fa è mediata e non è mediata solo con il suo entourage. C'è un disegno. Quando parla, rivolto al Comune, parla di avvocati, io credo che il motivo per il quale non si sia aperta la campagna abbonamenti è perché più di uno dei suoi legali gli ha fatto notare che ci sarebbe stata la possibilità assai concreta che più di un tifoso, magari in subordine, con il trascorrere delle giornate, non avendo garantito il sediolino piuttosto che il posto acquistato, gli avrebbe potuto porre in essere una causa di natura civile. E la brutta figura lì non è il rimborso dell'abbonamento, ma è, perdonate il termine forte, lo sputtanamento nei confronti dei tifosi, dell'opinione pubblica, dei colleghi. E questo comunque, Francesco, è un aggravame per una città che ha sempre dato tanto sul piano del tifo. Francesco, lo metti nelle Francesco, quando fai gli abbonamenti, però, lo metti nelle condizioni che sono soggetti a variazioni di posto in caso di lavoro. Però, caro Francesco, però, la situazione della campagna abbonamenti, noi dobbiamo anche dire le cose come stanno. De Laurentiis ha sfruttato l'occasione. Lui erano anni che non voleva fare, che non voleva fare la campagna abbonamenti, perché semplicemente un abbonato ha un costo fisso. Siccome il Napoli negli ultimi anni è andato tanto bene, sono stati venduti tanti biglietti, a De Laurentiis conveniva non fare la campagna abbonamenti e vendere i biglietti, che posso, il prezzo dei biglietti può essere variato di partita in partita, perché negli ultimi anni gli abbonati hanno pagato più di quello che pagavano chi comprava i biglietti di partita in partita, e si sono lamentati. Ha colto l'occasione, ha detto: colpa del sindaco se non faccio partire la campagna abbonamenti, che è assolutamente, ragazzi, la campagna abbonamenti del Napoli una fesseria. Cominciava il lunedì dopo, il giorno dopo la fine del campionato. Adesso è mediamente cominciata a Ferragosto o i primi di agosto, quando la gente che aveva qualcosa di soldi li aveva spesi per le vacanze. Quindi lui degli abbonamenti si è mai fregato niente, è un fastidio. Lui vuole avere tutti i biglietti da vendere, anche perché quando c'ha richieste di chi sponsor vuole avere la massima disponibilità, perché lo sponsor che c'ha il supermercato e vuole legare un concorso alla vendita dei biglietti, semmai ti fa una richiesta straordinaria di biglietti e tu per assecondarla dovresti avere la massima disponibilità. Lui gli abbonati non li vuole, diciamo, esatto, la verità. Ma l'ha sempre detto, lo ha dichiarato più volte, quindi adesso addossare al Comune la responsabilità, no, per non aver fatto partire la campagna abbonamenti. Presidente, ho fatto una premessa, ho detto: quando parla c'ha sempre una base, perché ha parlato con il suo entourage e secondo me ha una base di pareri legali forti, dunque non parla mai per straparlare. Se non ha aperto la campagna abbonamenti è perché probabilmente ha avuto anche l'input da parte dei suoi legali, che non magari questo, in subordine potevano nascere problemi relativi ai risarcimenti. Se tu al momento di fare gli abbonamenti dici che è soggetto a spostamenti in caso di lavori per motivi indipendenti dalla volontà della società, nell'ultima pagina dell'abbonamento, tu glielo fai sottoscrivere, e quindi lui non può rifarsi tranquillamente da questo punto di vista. No, non credo. Lui ha colto la palla al balzo
per addossare una colpa al sindaco. Poi ti ripeto, io non riesco a capire perché se la prende col sindaco. Il sindaco non può essere una sua controparte. Magari perché è interista. Ma sarà quello che vuoi tu, però tu in quel ma lui è tifoso della Roma. De Laurentiis non si e quindi non venisse, quindi non venissero a fare poi la lotta qui. No, in realtà che De Laurentiis il calcio non sa manco, e su questo non ho dubbi, lui non riesce proprio, lui fa fatica a capire certe cose, perché è vero che c'ha una strategia, però a volte fa degli errori che si spiegano solo col fatto che lui proprio non capisce la mentalità del tifo o non capisce. A proposito di tifo, lasciami stornare l'attenzione per una volta dal campo, che è il nostro teatro principale, alle tribune. Tanti spettatori domenica, nonostante si fosse quasi ancora in piena bagarre estiva, un atteggiamento di pacata compostezza per il lutto di Genova nel primo tempo, un secondo tempo a tifare, a trascinare la squadra, esortandola, praticamente portandola sulle spalle, per le stesse dichiarazioni di Ancelotti, un contributo decisivo nella rimonta, e un atteggiamento di pacata, come dire, menefreghismo, non curanza nei confronti di Higuaín, tanti applausi per Reina. Questo pubblico, che è un pubblico maturo, che è un pubblico che tribola un po' già da un po', merita un risultato o una serie di risultati eclatanti, importanti, merita una soddisfazione. Brevi, perché poi dobbiamo salutare. La meritiamo anche noi. Anche noi vorremmo commentare uno scudetto del Napoli. Libera. Hai fatto una domanda che l'avrei dovuta fare all'inizio. No, vabbè, è chiaro che i tifosi meritano, ma i tifosi non solo del Napoli, i tifosi di tutte le squadre. No, meritano. No, i tifosi del Napoli. I tifosi del Napoli strameritano uno scudetto, anche perché i tifosi del Napoli, a differenza delle altre tifoserie, hanno sempre quella sofferenza estiva, mentre tutti si divertono e sognano. A Napoli il mercato è vissuto come un incubo. Meglio mi stavo zitto. Allora, ho cercato in tutte le maniere di smussare questi due malvagi, ci ho provato, non ci sono riuscito in tutto, ma almeno in parte. Mi scuso con i telespettatori, vi invito a rimanere sintonizzati con noi per le repliche su TV Campane. Rimanere sintonizzati per la puntata della settimana prossima. Vi ricordo di interagire con noi, con la redazione di persempernapoli.it, sulle nostre pagine Facebook, su Instagram per le foto, di interagire con noi. E chiudo con la solita chiosa: se vi è piaciuta la trasmissione, ditelo a altri tifosi del Napoli, magari semplici appassionati. Se non vi è piaciuta, ancora meglio, continuate a interagire con noi, fateci sapere cosa non è stato di vostro gradimento, proveremo a porre rimedio e a soddisfare le vostre richieste. Alla prossima e buona serata. Arrivederci. Ciao, buonasera. Forza Napoli!